Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi, a grande richiesta, andremo a vedere come creare delle scaglie di drago. Nello scorso tutorial abbiamo visto come creare delle texture che ricordano la pelle di serpente o le scaglie di drago, ma oggi andremo a realizzarle, a scolpirle in 3D, quindi ottenendo una scaglia di drago ancora più realistica. Quindi creiamo il nostro progetto. Vi ricordo di lasciare un like, commentare se volete un video in particolare, attivare la campanella, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mostro qual è il mio metodo di lavoro. Per creare una scaglia di drago, io come prima cosa prendo la mia solita sfera. Come abbiamo visto nel video delle texture, utilizzo dalla funzione luci la voce matcap. Questo mi dà modo di avere una sfera con una colorazione argilla che è molto utile per andare a creare delle scalanature, delle texture, per vedere meglio come la luce riflette sul nostro oggetto. Quindi, una volta inserita la nostra sfera, vado ovviamente ad aumentarne la risoluzione, la vogliamo bella liscia. Elimina inferiore, dopodiché vado su voxel, seleziono una densità, metto 400, remesh, attendiamo che il nostro dispositivo effettui l'operazione. Ora che abbiamo la nostra sfera bella liscia, dobbiamo decidere la curvatura che avrà questa scaglia. Questa la potete decidere semplicemente modificando la vostra sfera. Io vi mostro il metodo di base, poi potete modificarlo a vostro piacimento. Allora, dopodiché vado sulla funzione maschera. La funzione maschera ci permette di mascherare una sezione del nostro oggetto e di estrapolarla. Ovviamente possiamo utilizzare i nostri pennelli. Nel video delle texture ho mostrato come crearli. Vado a prendere quello che ho creato di una singola scaglia di drago, decido la grandezza, l'intensità del tratto. Io vi consiglio di metterlo bello alto, così viene mascherata bene, e dopo seleziono. Ovviamente la vogliamo più grande. Ok, quando abbiamo la nostra scaglia decidiamo di andare a aumentarne la definizione, però prima tolgo eventuali sporcature. Per farlo basta mettere la funzione togli maschera e mettere un pennello qualsiasi che ci può aiutare a togliere le sbavature. Ok, direi che sono abbastanza soddisfatto sulla forma che ha la mia scaglia. Vado qui in alto, posso aumentarne la nitidezza al massimo, possiamo decidere di invertire la maschera o meno, ma noi la utilizziamo in questo modo. Farò comunque un video dedicato alle estrazioni e alle maschere, e dopodiché creiamo un'incisione barra rilievo. Ok, e adesso avremo le nostre due parti separate. Non ci resta altro che eliminare la sfera. Vi ricordo che quando utilizzate una maschera è sempre bene poi disattivarla, perché poi se no non riuscite a colorarle, a modificarle. Quindi sulla funzione togli maschera, ovviamente, se avete paura di non essere riusciti a toglierla completamente, vi spostate su selezione maschera, rettangolo, togli maschera, punto, e così siete certi di averla tolta tutta. Ok, ora abbiamo la nostra scaglia, o comunque la base della nostra scaglia. Vi ho detto prima che in base a quanto è tonda la nostra sfera avremo la curvatura della nostra scaglia, quindi potete deciderlo voi in base a cosa dovete realizzare. A me va bene in questo caso averla così.
Ora andiamo a rifinirla, quindi a dargli una finitura un po' più credibile. Quindi vado sulla mia funzione pennello, seleziono il pennello desiderato. Io generalmente creo intanto delle imperfezioni sulla parte più liscia della scaglia, imposto il pennello molto basso, quindi 3-5% di intensità, la grandezza è relativa, dipende da quanto volete creare questo effetto, e dopodiché aggiungo un po' di increspatura. Una volta soddisfatto, vado a recuperarmi una texture sempre delle scaglie che ho creato sempre su Procreate. Vi ricordo che c'è un video dedicato alle texture e a come creare i pennelli su Procreate. Seleziono la grandezza, l'intensità, in questo caso vogliamo un'incisione bella spessa, quindi ne alzo, vediamo a 100. Ok, possiamo ovviamente creare più o meno particolari, tanto questa sarà la nostra scaglia di base. Ok, possiamo decidere di colorarla subito o colorare tutta la texture insieme. Io vi mostro come colorare una scaglia generalmente, quindi torno sulla funzione luce. Illuminato, ok, adesso il mio colore bianco della scaglia, andiamo a dargli una finitura nera e abbastanza opaca, ok, dipingi tutto, dopodiché iniziamo a dare un po' di colore, quindi decido di fare delle scaglie verdi, mi posiziono su un verde scuro. Aumentiamo un po' la metallicità, la vogliamo anche un po' più liscia, intensità bassa in modo tale da non colorare troppo il nostro fondo nero e poi inizio ad aggiungere un po' di colore. Ovviamente per capire meglio la colorazione sarebbe necessario aggiungere una luce, quindi aggiungo una luce direzionale che mi dà un po' più l'idea, morbidezza al massimo, angolo lo allarghiamo, dopodiché me la vado a spostare. E aumento l'intensità in modo tale da vedere bene quali sono i riflessi che si ottengono. Torniamo sulla nostra colorazione e aggiungiamo ancora una finitura un po' più accesa, quindi decidiamo un bel verde acceso, lo rendiamo metallico più o meno traslucido, io metterei una via di mezzo, intensità bassa, allargo il mio pennello e vado ad aggiungere un po' di texture. Possiamo diminuire, aggiungere al massimo l'intensità e creare anche dei punti di luce. Quando poi sono soddisfatto del mio lavoro, non resterà altro che clonare la mia scaglia, andare a posizionarmela nella posizione desiderata. Ovviamente vanno sovrapposte, è un lavoro abbastanza complesso e in questa fase otterremo comunque un file molto grande, quindi
Adesso vi indico cosa è meglio fare per evitare che l'applicazione crashi. Ne creiamo anche un altro duplicato. Andiamo sempre a posizionarcelo. Ok, quando abbiamo, diciamo, tre scaglie, le selezioniamo tutte e tre, andiamo sulla selezione Remesh, selezioniamo, come abbiamo fatto prima per la nostra sfera, la stessa densità, quindi 400, diamo il Remesh e come potete vedere abbiamo ottenuto tre scaglie una vicino all'altra che non hanno perso di definizione. Questa operazione può essere ripetuta ovviamente più e più volte, quindi noi andremo a clonare e a creare la texture per la pelle del nostro drago. Una volta che decidiamo qual è l'inclinazione corretta e come vogliamo che le nostre scaglie si intersicano tra loro, non resterà altro che selezionarle, effettuare un altro remesh sempre con la stessa densità, quindi 400, e così avremo delle porzioni della nostra pelle di drago, o eventualmente per un mostro, o se volete creare la pelle di un dinosauro. Sicuramente è un lavoro accurato e molto lungo, adesso io lo sto facendo in maniera approssimativa per farvi vedere qual è il metodo, ma poi con la pratica si possono ottenere veramente dei risultati molto realistici. Ok. Ovviamente potremmo andare a effettuare texture di diverso tipo, basterà fare un pennello con una scaglia con una forma differente e dare delle altre colorazioni e potremmo avere migliaia di tipologie di scaglie differenti. Vi faccio vedere delle scaglie che ho già creato in precedenza. Apro il file. Come potete vedere, sempre utilizzando lo stesso pennello, ho creato tre tipologie diverse di scaglie. Per questo video è tutto, vi ricordo di lasciare un like se è stato utile, commentare, condividere, attivare la campanella per non perdere i prossimi tutorial.